Vangelo per me è la mia scoperta mercante del Vangelo. Ma quando uno scopre il Vangelo, io mi ricordo che 40 anni fa, l'8 dicembre, più o meno non era proprio così, ma quasi, anche lì con mia sorpresa, perché eravamo 5 mesi che eravamo in giro, gruppetti 15, 20, dico vabbè, io ormai abitavo a Certuso dai miei vecchi, arrivo qui, la chiesa piena, e lì sono stato fregato. Ho detto, ma allora qui bisogna cominciare. E quindi però già allora mi sa che erano più i cosiddetti non credenti che credenti, perché Gesù accoglie tutti e non fa discriminazione particolare. Quindi noi in nome di Gesù partiamo, ma in nome soprattutto dell'uomo. E allora vi leggo solo qui breve perché parla lungo. È il primo documento della comunità, gli anni 70. C'è una porta aperta al cielo, il primo documento, chi li vuole poi oggi sarà il banchetto là, almeno quello pacato lo riprendo. Oh, tanto grazie. Dice, sai cosa dice? Uno mi ha detto mentre mi faceva segno, si paga a pranzo. No, si paga. C'è una porta aperta in Genova a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Principe. Fa parte integrante del multicolore Angiporto, si chiama Comunità San Benedetto al Porto. Perché ha spalancato la porta? Primo, le condizioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali continuano ad essere un fertile terreno per la smisurata crescita della fascia marginale. È cambiato qualcosa? Secondo, persistono profonde responsabilità e carenze a livello di istituzione familiare, scolastica, giuridico, legislativa e politica che scaturiscono dagli squilibri di un sistema economico incentrato sulla ferrea legge del profitto. Terzo, la degenerazione delle istituzioni punitive e rieducative è paurosa, carcere, ospedale psichiatrico, istituti per minori, per anziani. Per rispondere non a chiacchiere, ma concretamente a questa situazione, inseriti nel contesto politico con una precisa scelta dei poveri, abbiamo aperto una casa. È una canonica, pensate. E via, 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 tossicalcolisti. Capite che qui a porta aperta è chiaro che sono state delle conquiste, ma ecco, noi siamo impegnati, cristiani e non cristiani, ma al centro l'uomo, il centro bene comune, e bisogna dire che questi 40 anni sono state delle conquiste dei lavoratori, le conquiste della scuola, le conquiste, tuttavia adesso ci guardiamo attorno. Cosa dobbiamo dire? Abbiamo fallito? È un fallimento? E in parte sì, la comunità forse per pigrizia, per disordine mentale, noi non abbiamo nessuna statistica, ma penso che in 40 anni quella porta lì sarà entrata. Nessuna autoreferenzialità, anzi, non ci interessa proprio, non ci interessa. E allora eravamo partiti veramente, però via via andando, con due, e io penso che almeno di attualità c'è quello che vi sto dicendo adesso, una come cristiano, come prete, l'ho preso da Paolo VI, e l'altra come laico, l'ho preso da Franco Basaglia. E mi sembra che sia raccolto proprio qui quello che può essere un cammino nuovo di partecipazione democratica dal basso. E i partiti veramente ci hanno rotto, bisogna dirlo, nonostante i miei stimoli ancora adesso. Adesso non sa cosa fare, allora il partito fa nello stesso partito tre fondazioni culturali. Ma mi sa che però hanno lo stesso fine, cioè l'importante è avere il potere. E mi sa che invece noi abbiamo cercato che prima c'è prioritariamente il bene comune, quindi il servizio. E poi è chiaro che come succedeva nelle prime comunità cristiane, ancora al IV secolo c'era Ambrogio che era governatore dell'imperatore e partecipava alla vita della comunità cristiana. E i cristiani erano colpiti dal suo esempio, dal suo sei tu il vescovo. Che non voleva dire incaricato, voleva dire ordinario. Cioè in questa famiglia, in questa assemblea circolare, non verticale, che io che lui conduceva la comunità, ascoltava il dialogo. E allora noi abbiamo scelto, io mi ricordo che durante negli anni 70, quindi Don Tubino, io ero alla Caritas, devo ringraziare, ma anche lui poi mi ha accolto con altri preti alla Caritas.
Signore, c'era l'udienza del Papa, è a Castel Gandolfo, io pigro, eccetera, noi non vengo, noi siamo a trascinare. Arriva lì questo Papa, meno gente, in un salone del Castel Gandolfo, perché era un'udienza particolare per gli scienziati. C'era stato un grande convegno ad Erice, che è lì vicino, e allora e noi come preti ci hanno fatto entrare qualche suolo. E il Papa non si capisce, deve essere stato un momento particolare, perché la puntualità in Vaticano è veramente la legge ferma. E il Papa arriva un'ora dopo, la prima quando arrivò si alza col Sorge Chicchi, grande professore, e comincia a parlare della lampadina, cioè della grande importanza della scienza, parla 10 minuti, un quarto d'ora, si è visto Paolo VI, sinceramente si alza, quasi si cade, con quel suo modo sofferente, triste, questo testimone, aveva preso un testimone da Papa Giovanni, si alza e dice sì professore, ma abbiamo bisogno di maestri, abbiamo bisogno di testimoni. Una faccia per il suo accordo, io se ne deve essere accorto anche il Papa. Allora dice sì, volevo dire che abbiamo bisogno di esperti maestri, ma che siano testimoni. Ringraziare, allora abbiamo bisogno di testimoni o esperti maestri che siano testimoni. Questo è Paolo VI. E come cristiani, come successore di me. Però l'altro di Basaglia, Franco, quando ci siamo incontrati, il quale dice: ringraziamo tutti coloro che ci stimolano a trovare nella pratica la teoria e nella scienza l'impegno sociale. E allora ecco questo cammino che noi cerchiamo di fare, vi accorgete che è una ben distinzione chiara. E noi continueremo ancora una volta a resistere. Scrivetelo su un libro lì, R, lineetta, esistere. Dire che se uno non resiste, non esiste. Cioè resistere alle nostre inquietudini, ai nostri scoraggiamenti, e per continuare a camminare su questa strada. E noi abbiamo ben chiaro che cosa significa solidarietà assistenziale. Pensate, non so, del 2011, Mostra Italia, non lo so. Anche ieri alla Scala hanno buttato, non siamo certo d'accordo, di atti vandalici, però anche le provocazioni, siamo a dei livelli. Lo vedete anche voi, adesso dice il 14, c'è la storia, dico per bene che vada, mi sa che peggio non è la votazione, questo 14, sembra, è la Camera chiusa per impraticabilità del capo. Siccome è sì, perché tutti si insultavano, dice stiamo qui a insultarci, che figura fa. E del 14 cosa succederà? Per quello che succede, io secondo me, che sono nato ottimista, continuo, il peggio è ancora da arrivare. Mi sa che proprio la situazione non è che è esaltante, come si faccia a distinguere Berlusconi bis, Berlusconi tris, Berlusconi qui, Berlusconi. È incredibile. E allora ecco che noi cerchiamo di capire, di dialogare, di ascoltare. La solidarietà assistenziale, sì. Quanti aspetti positivi ha la solidarietà assistenziale? Arriva uno che ha seccato gli dai d'acqua. Ah, qualunque cosa. Ma noi come comunità cercavamo sempre di distinguersi continuando l'assistenza, ma solidarietà liberatrice. Perché mentre la solidarietà assistenziale ha degli aspetti positivi, però poi non va minimamente a toccare quello che è la struttura. Noi sappiamo come credenti, allora cristiani, siamo tutti figli di Dio. E se siamo figli di Dio, mi sa che la rivoluzione francese aveva ragione di legare te, nonostante i volteriani, nonostante libertà, fraternità, lo doveva dire i rivoluzionari francesi, che era 2000 anni che è venuto il Cristo. Allora mi chiedo, ma come fare? Allora io che cristiano di quelli figli di Dio, quindi solidarietà liberatrice, cioè diritto, è strutturale, è diritto. A un certo momento legalità e illegalità, io sono stato denunciato anche per l'illegalità, istigazione ai giovani della illegalità.
condanna a morte civile letta, legale. 113 fino agli anni 80, 130 carceri minorili. A Bosco Manegro, di cui era competenza Genova, 1500 ragazzi con la vecchio convento dei domenicani, con le bocche di lupo, legate. Cos'è la legalità? Io penso che se vedo l'articolo 3, ecco l'incontro, il cristiano si sporca le mani, il cristiano è fiero, è vigilante, vuole rispettare, ma secondo me più il cristiano parla della condotta di Gesù, più spinge verso i valori anche dei socialisti. No, non volete chiamare socialisti, non so come si chiama socialisti, cambia un'altra parola. È chiaro che come faccio ad essere d'accordo, non so se quello può essere un gula, se quello può essere una cosa, su quello dove c'è assenza di democrazia. Certo no, il cristiano poi non sta lì attento, visita tutte le religioni e il cristiano entra anche nella sede di qualunque partito, visita la cultura, entra, visita, cercando. Ecco quindi noi la nostra è una solidarietà liberatrice che cerca, cioè l'articolo 3, primo, secondo capoverso, e la Repubblica rimuove gli ostacoli perché la persona umana possa realizzare. Tutta questa ventagliata d'Italia ormai là, soprattutto in questo momento, rimuove gli ostacoli o ne mette di più per la realizzazione della persona umana? E allora chi sono gli illegali? Chi sono gli illegali? Quelli che partono un po' di merda a un certo momento, è chiaro che non siamo d'accordo, però uno a un certo momento sa più cosa fare. Non sa più cosa fare. Si arriva veramente all'esasperazione. Quindi vogliamo riprendere questo cammino e con la comunità cercare di far conto di essere arrivati a chilometro esigente zero. Proprio zero no, perché un patrimonio ce l'abbiamo. Quindi diciamo, ripartiamo da capo. Ripartiamo da capo. Io non so come dire, questa attenzione proprio, c'è Pino Bertelli qui, aveva detto dove veniva. No, e forse arriverà più tardi. Me lo raccontava proprio alla periferia del Niger, della a Niamey. Una ragazza, bellissima, nera, scalza, arriva e c'è un sacco pesante che gocciola. E Pino dice, lo guardiamo, e a un certo punto la ragazza arriva, mentre fa fatica. E allora il grande fotografo Pino gli dice, ma che lo fai? Porti un sacco così pesante, e la ragazza lo guarda riflessivamente segnando il sacco, non è un peso, è mio fratello. Ecco, allora ecco, io vi ringrazio che siete venuti. A questo punto siamo un po' ammucchiati, quindi siamo un po' malpresi, ma com'è il nostro costume, brevemente. Se qualcuno vuole intervenire, vedo qui il regista, facci venire, non ti avevo visto, che ho la Marina Pipelli, produttrice, ma guarda, questo si è messo là, come una visione, mentre guardavo lui come di me, ho visto Luigi, sai, e invece ho sono qui, e vedi, c'è qualcuno che vuol dire dirci qualcosa, tu, quella lì, dove vai? Tu, chi sei? Sei della cascina di Bergamasco, vai. Io volevo ringraziare Don Gallo e San Benedetto per l'opportunità che ci è stata data. Conoscere, vivere, sperimentare un nuovo modo di vivere, l'occasione di crescere tra pensieri contrapposti in direzione ostinata e contraria. Grazie. Ah, ma allora conosce anche De André. Qualcosa di più concreto, perché proprio è un po' lungo, da dove viene? Dalla cascina di vino, e io già un po' non me, come cosa fare? Soliti casini, io ho il coordinatore. Caro Andrea, l'8 dicembre 1970 è stato l'inizio di una lunga catena di sofferenze.
La comunità vuole crescere, si sensibilizza, si politicizza, prende coscienza di sé e della realtà socioculturale. Dopo 40 anni continua a sognare, ad andare avanti, e la sua bandiera è sempre la speranza. La comunità di San Benedetto si continua a essere diversa in quanto crede nelle persone e dà loro la possibilità ogni giorno di mettersi alla prova con se stesso. Grazie per ricordarci che siamo importanti, che possiamo riacquistare la fiducia in noi. Ricordando una tua citazione secondo la quale ci consigli i tuoi gioielli, tu per noi sei la nostra passaporta. Vorremmo concludere con un pensiero di Patti Smith. Quando dico rock and roll, non voglio dire un gruppo che suona canzoni, dico di un'intera comunità che passa per il suo nome, il ritmo e lo scambio di energie. Una sorta di sentire comune, il senso di essere insieme, qualcosa di unico. Non è una comunità tecnica, non mi interessa un mondo dove tutti continuano, cantino la la la, ma credo che esista un futuro là dove tutti cominceremo a comunicare. Bravo, bravo. Vorrei ringraziare la Veronica. Grazie. Mi vuoi dire qualcosa? Non ringraziare me, parla di tempo veloce. Allora, io volevo ringraziare Don Gallo perché mi ha dato l'opportunità di essere un uomo. Mi ha dato dignità, mi ha dato la speranza e niente, la mia gratitudine è forte sì per Don Gallo e sì per tutti noi che siamo la comunità di San Benedetto, grazie. Sì, io volevo dire che per me stare in comunità non è stato facile, si vive tra mille conflitti, dubbi e continue messe in discussione. Nonostante tutto, quello che mi ha attratto e colpito è stato il fatto di poter esprimermi come persona e questo ogni giorno mi fa acquisire la consapevolezza di essere una parte attiva della comunità. Il ringraziamento che devo fare, oltre che a Don Gallo, è a tutti i 7 ragazzi che 30 anni fa hanno creduto in questo progetto e hanno costruito la cascina dove adesso sono io e alle persone che da 40 anni vivono. Ok, no, ma non parliamo di... ma sempre la comunità, ma abbiamo tutte la nostra comunità, ma noi siamo ricchi, oh. Beh, allora, siamo qui oggi a ricorrere un importante anniversario, 40 anni della comunità San Benedetto al Porto, 40 anni di navigazione, 40 anni di voglia di dare, 40 anni a fianco degli emarginati, 40 anni vicini ai più deboli, 40 anni di impegno del sociale, 40 anni di speranza e di lotta per una vita e un mondo migliore. Buon anniversario alla comunità San Benedetto al Porto. Un ringraziamento speciale a Don Andrea Gallo per la sua completa dedizione e a tutti coloro che contribuiscono a rendere operativo il suo e il nostro progetto di vita. Un pensiero caloroso abbraccio a Paolo Zippo. Ti siamo vicini e ti vogliamo bene, i ragazzi della cascina di Mignano. In questo momento uno che è stato tanti anni, più di 27 anni, responsabile della comunità Antonio Canapa, è da tempo ammalato e adesso è all'ospedale, molto grave, molto molto grave, e quindi vorrei che Paolo fosse qui con noi. Io andrei a vorrei dire qualcosa, Gino? Sì. A proposito proprio della sieropositività dell'AIDS. Allora cosa fai? Ah, ecco, quindi pensate a una nota, ecco, una delle sconfitte. Dopo tanti anni, a parte che prima l'hanno tenuto nascosto, HIV, improvvisamente, quanti funerali abbiamo fatto e non c'è ancora il vaccino. Pensa che lo scopritore del vaccino appare in merito con Montagné e porta il mio cognome, Robert Gallo. Americano, che in un grande
Quindi guardate che se tocchiamo via 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 questa salute che non è né calda né umana, e con struttura a me, a me va messa aperta con preservativi, ma per te questo contagio, ma vi rendete conto, non è possibile che sia nel piano di Dio se Dio è amore. Bisogna che veramente ci sia la possibilità. Gesù passa beneficando, Gesù guarisce gli storpi, guarisce i lebbrosi, guarisce e fa risuscitare il suo amico Lazzaro, i sordi, i muti. Gesù passa beneficando, attenti bene, si incassa solo nel tempo quando dice fuori, fuori, avete questo tempio, l'avete fuori, fuori i venditori del tempio, lì diventa sovversivo, altrimenti salva, salva. Ecco, solo ecco, vero, mi è venuto in mente perché via via ogni tanto non se ne parla. Oltretutto abbiamo iniziato con una persecuzione spaventosa, perché quando è partito per dei mesi, tutti i mass media, che cosa denunciavano? Le categorie a rischio. Chi erano i portatori? Tossici, puttani, gay, falso, scientificamente. Era i comportamenti a rischio. Tanto è vero che poi tanti eterosessuali si sono trovati per me. Anche quei signori non hanno fatto turismo sessuale in Africa o nel Sud America, ma quattro soldi con le ragazzine. Ecco, quindi mi ha fatto ricordare questa malattia che pesa ancora, si porta i suoi strascichi. Andate a vedere cosa costa una cura. Ecco, è stato toccato un punto che... Gino, brevemente. Con Gino eravamo per strada insieme, ragazzino. Io ero un po' più ricco di lui perché le sandali ce l'avevo. Nel quartiere certo e lui e suo fratello erano scalzi. Mica tanti anni fa, anni 30, e arrivava dalla Puglia, a proposito di migranti, terrore. Beh, io volevo ringraziarti per la dedica che avevi fatto, volevo leggerla pubblicamente, ma sono emozionato, per cui ti dico grazie di quello che fai, sei un faro, e in questa situazione politica veramente difficile rappresenti un qualcosa che bisognerebbe, come qualcuno ha detto in una conferenza che hai fatto al Quadrivium l'altra sera, bisognerebbe clonarti per avere un altro Don Carlo e possibilmente continuare. Hai fatto tanto bene, sei, dici, conforti tanta gente che non ci sono parole. Grazie, va bene, questi ringraziamenti. Qualcuno venga, no, non fate delle mani, qualcuno venga a dire qualcosa, un mio grande amico comandante del caccia torpediniere.